Ehi, ragazze, oh piccoline, ci conosciamo? Ma voi siete nuove, non vi ho mai visto. Mi aspettate? Chicche, ma dove andate? Parliamone. Seminiamo insieme qualcosa. La medicina migliore che c'è, secondo me, per il futuro è quella di seminare, seminare, seminare. Seminare tanti semini utili a poter realizzare le tue idee, quello che sogni, quello che vuoi raggiungere. Ogni giorno metterne uno. Regola del semino, ogni giorno ne pianto uno e lo comincio a innaffiare. Perché le idee non è che sono fatte di ruminamento mentale neurologico, per cui più ci pensi, più te le immagini e più si realizzano. Sì, è importante quando uno vuole realizzare qualcosa, immaginarla, farsene una figura, un'immagine mentale il più possibile realistica, ma è anche importante poi dargli benzina, dargli propulsione, dargli concretezza. E la prima cosa, la più semplice da fare, non è di fare cose complicatissime, ma di mettere un semino lì. Ogni giorno uno. Può essere chiamare qualcuno, può essere scrivere un'email, può essere fare una piccola promozione su Facebook, ma ogni giorno a quel semino gli do un'opportunità in più di crescere. Ma lo sai quante volte Thomas Edison ha provato a far funzionare la lampadina prima che gli funzionasse? Migliaia. Eppure non si è arreso. È questo. Martellare puntuale, gocciolina che cade sulla pietra tutti i giorni, semino innaffiato con tanto amore che dà la possibilità alle cose di cambiare. Seminare. Seminare tanti semini.